Commissario, meno male, si accomodi. Commissario, ci ha salvate. A mia e al vice sindaco Guarnotta. Ringraziamo anticipatamente. Si accomodi. Prego. Ma come siamo combinati? Ma come mai il signor Brigucci ha così tanta voglia, diciamo così, di parlare con lei? Questione che si trascina da anni, commissario. Briguccio, io e il vice sindaco Guarnotta abbiamo militato tutti nello stesso glorioso partito, ma sempre in correnti diverse. Opposte, direi. Sì. Insomma, il vice sindaco ed io abbiamo delle convinzioni non condivise da Briguccio. Vede, quando De Gasperi... No, per cortesia, signor sindaco, ripeto la domanda. All'oggi, il signor Briguccio, che motivo ha di avercela con lei? Lei è a corrente del referendum popolare? Ah, quello... Sì. Briguccio è persuaso che la diffamazione della moglie sia questione squisitamente politica. Insomma... che dietro il manifesto che lo dipinge, ahimè, come cornuto, ci sia la nostra complicità, mia e del vice sindaco Guarnotta. Ma quando mai, commissario? Cosa da pazzi. Ma cosa da pazzi, vero? Ma a parte lo sfogo, quali sono le richieste del signor Briguccio? Che faccia rimuovere i volantini, immantinente. E mi sembra una richiesta sensata, no? E noi l'abbiamo rassicurato in tal senso, gliel'abbiamo detto che l'avremmo fatto, senza bisogno della sua tempestosa richiesta, commissario. Per quei volantini non è stata pagata la tassa di affessione, commissario. Abusivo, so. E allora? E allora? Abbiamo dovuto esporgli magari il problema per la rimozione. Ci vorrà qualche giorno. E allora non è così immantinente. Commissario, abbiamo a servizio solo 8 guardie municipali, impegnatissime, dico impegnatissime, nel disbrigo delle faccende ordinarie, commissario. Ma immagino. Lui, nel sentire la situazione, senza motivazione alcuna, Briguccio, ha cominciato a insultarci. Cioè, come se dipendesse da noi. Come se dipendesse da noi. Dico, è mai possibile una cosa del genere? Commissario. Vabbè, tagliamo corto, signori miei, che intenzione avete di sporgere denuncia per aggressione? Ma manco per sogno, commissario. Ma che siamo persone di queste noi, commissario? Scherzo.